Amici di Nano TV, siamo con un gruppo di giovani del liceo Durante di Frattamaggiore, giovani protagonisti della fortunatissima tragedia Antigone di Sofocle, portata al Global Education Festival di Sanremo, dove tra l'altro avete avuto il primo premio, se non sbaglio. Parleranno con noi Paolo Miele e Diletta Rainone, due dei protagonisti. Ciao Paolo. Buonasera. Ciao Diletta. Buonasera. Parliamo, per chi non conosce la tragedia, parliamo un po' della storia. Sì, assolutamente. Allora, queste sono le Antigoni di Sofocle, che vengono ambientate durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi abbiamo una protagonista principale, che è Clara, che cerca di salvare il fratello disertore, a differenza dell'altro fratello che si era arruolato. Quindi lei è consapevole che questo disertore non avrà gli stessi onori avuti dal fratello arruolato, sì, pertanto cercherà di essere la vera eroina di questa tragedia, facendo sì che lo stesso Ian, che sono io, riesca ad essere sepolto come un eroe anche egli. In questa tragedia ha anche un ruolo molto importante il generale, che è proprio lui a condannare a morte Clara, e che viene condannata nonostante il figlio di questo stesso generale sia il fidanzato della stessa. In concreto, la tua esperienza proprio qual è stata? Sicuramente è stato molto emozionante viaggiare tutti insieme, andare lì a Sanremo e partecipare a questo concorso internazionale, quindi abbiamo visto veramente scuole, istituti di qualsiasi genere, elementari, liceo, provenienti da tutto il mondo, dall'Australia, dalla Polonia, Malta, altre parti d'Italia, magari anche famose proprio per l'arte, per il teatro, come la Sicilia, per cui noi sapevamo di andare incontro a qualcosa di molto complicato. Nonostante ciò ci siamo aggiudicati il primo posto nella sezione teatro, per cui il tutto è stato coronato da questa grandissima gratificazione finale, dal premio. Veramente siamo contentissimi e felicissimi. È stata sicuramente una bella esperienza anche conoscere altre culture. Cosa vi siete portati dei ragazzi degli altri paesi? Attraverso il teatro noi abbiamo avuto modo di crescere la nostra humanitas, quindi man mano, stando insieme, abbiamo creato un bel gruppo che abbiamo portato a Sanremo, e abbiamo cercato di coinvolgere anche altre scuole nel nostro modo di fare, tant'è che abbiamo stretto amicizia con scuole di altre regioni e anche di altri paesi. Credo che questo sia proprio il lato positivo del teatro, riuscire a mettere in scena qualcosa che spesso nella vita reale non spesso riusciamo a notare. Ultima domanda, riporterete di nuovo questo spettacolo quindi in Campania, e stasera ci svelerete per la prima volta le tappe del vostro percorso qui, diciamo, nelle nostre zone. Sì, prima di quest'estate ci sono altri due appuntamenti qui in zona, il 7 maggio al Teatro Lendi di Sant'Arpino e il 28 maggio al Teatro De Rosa di Frattamaggiore.